Che cazzo è successo? Mi è arrestato voglio. Sicuramente l'ha fatto a questo un altro soli, eh? Hanno già l'avvocato, oh. Sempre con discrezione. Come è andata la cosa? Male, mi hanno dato 3 mesi. Male. Tu sei già libero. Qui c'è gente che esce tra 20 anni. Vabbè. Ciro. Oh. Io non ho arrivato. Ehi. E io sto come da te. Vieni con me, vieni. Lo cazzo va. Paiolo, lo stavi ammazzando. Non esce più dal carcere. Strunz, vuoi fare l'uomo d'onore? Ti sei accollato la colpa di quel camorrista di merda, ah? Già, la doccia non si fa. Mi pare che ci stai scassando un po' con pazzo, no? Thank you.
cazzo hai combinato là fuori? Ho giurato che non mi avrebbe toccato più nessuno. Continuo ad allenarti. Dirò che sei sempre stato qui con me. Grazie. Ragazzi, tutti fuori? Lui no. Ma quale onore. Il direttore e il comandante in persona. A cosa devo la vostra visita? Sai bene perché siamo qua. 5 minuti fa dove ti trovavi? Non so niente. E sono sempre stato qua. Fai finta di niente. So l'odio che provavi per lui. Non so niente. Tra un po' finisce la mia pena e me ne vado a casa. E non vedo l'ora. Portate questo bastardo in cella di isolamento. Ma che fai? Oh. Sei un uomo morto. Lascia. Pronto? Sì. Ho capito. Notizia. Che cazzo è successo? È vostro figlio. Ho saputo. State tranquilli. Un po' di riposo ci fa bene. Vabbè, comunque io sono a disposizione. Qualsiasi cosa. E nel caso teniamo pure l'avvocato, il buono. L'avvocato D'Amato. Grazie, come sempre. Sì, ci vediamo in questi giorni. Vabbè, state tranquilli, è un becchino. Francesco, avete avvisato la famiglia? Sì, e la moglie, si è sentita male. Povera donna. Pronto? Va bene, accompagnatelo al colloquio. Possibile, nessuno ha visto niente. Direttore, quella è un alibi di ferro. E poi qui nessuno ha visto niente, come al solito. Legge del carcere. Questo è il tuo avvocato. Ecco il giorno assistito. Piacere, avvocato esposto. Avvocato, io direi non ho bisogno. E dite a mio padre che i suoi soldi se li spende per cose più importanti. Non è tuo padre che mi manda. Ho parlato adesso con il magistrato. Prove contro di te, non ce ne sono. Prepara la tua borsa, tra poco sarai libero. Adesso scoprirai il tuo benefattore. Mi raccomando, non fare più fesserie. In fondo sei pure un bravo ragazzo. Spero di non rivederti più. Certo che mi rivedrai, ma in fotografia dicono che vengo molto bene. Mamma, ma che ci fate qua? Sono venuto a prenderti. Lilia, domani mattina alle 9 vai al porto, piglia Rob e portarla a Battipaglia al solito posto. Come volete. Comunque al porto c'è uno strano movimento. Federico Timpanaro si è messo in affari con Salluso. Ma come, ma chi lo porca, non si poteva stare a America?
Vabbè, ma vai tranquillo, mo ubbechiglio. È arrivato Magna Franca, eh? Guaglio, ma che vuoi fare? Papà, non mi siete mai venuto a trovare, e ora mi chiedete che voglio fare. Ti rendi conto? Eh? Ti rendi conto che ci hanno indicato come i genitori di un delinquente? Ho fatto un piccolo sbaglio per aiutare la madre. Vedo che le cose vanno bene qua. Guaglio, pensa a te e porti rispetto a chi ti ha dato a mangiare fino a oggi. Abbiamo lavorato pochissimo questo mese. È un problema vostro. Il mio è quello di fare il mio dovere per la vostra tranquillità. Ho solo detto che abbiamo lavorato pochissimo questo mese. State con voi. Che fai? Che fai di bello stasera? Lasci state! Ma via che sei? Lascia stare, oh, ma che vuoi? Lasciala in pace! Grazie, sei stato gentilissimo. L'avrei fatto per qualsiasi altra Befana. Befana a me? Hai visto? È filato tutto liscio. Avevate ragione, hanno fatto finta di niente. Anna fai pecora. Ma te faccio fare un risato o porto. Facciamo esplodere tutto. E che si sceglie, ci amma a perdere pure noi. Anna care una voto come i birilli. Avete sempre ragione, Don Costello. Noi andiamo dal nonno. Mamma, date un bacio al nonno da parte mia. Vabbè. Buonasera, io sono... So chi siete, signor Rosario Di Gennaro. Il signor Giuseppe Saluto vi sta aspettando. Prego, accomodate. Buonasera. Vieni, Tras, ti stavo aspettando. Come preferisci che ti chiamo? Saro o Rosario Di Gennaro? Signor Saluto, mi chiami pure Saro. La volevo ringraziare, il vostro avvocato è stato impeccabile. Lo so, vuole un ottimo avvocato, lo pago profumatamente e svolge ottimamente il suo lavoro. Aiù, nella vita si fanno tanti errori, siamo esseri umani. Non ti preoccupare, non mi devi niente. Signor Saluto, io mi sento in debito. La prego, mi faccia lavorare per lei.
Voglio, io saccio tutto quello che è successo dentro al carcere. Per il momento devi stare un pochino al posto tuo. Domani vai al porto. Chiedi di Federico. Vedrai che un lavoretto per te ci esce sicuramente. È chiaro. E ricordati che non mi devi niente. Grazie, signor Saluso. Arrivederci. È morto papà, ci pensi? Era arrivato il suo momento. E adesso chi lo dice a Sara, tu? No, no, diglielo tu. Sara, siediti, siediti qua, mamma, siediti. Mamma, che succede? È morto il nonno. Ma non mi avevate detto niente che stava male. Ti volevo dare l'ultimo saluto. E c'è. Dovevamo dare spettacolo. Portare te, il campione, appena uscito dal carcere di Nisida. Ora ti devi trovare un lavoro, eh? Non avete niente altro da dire. Sapevate il bene che mi volevo. E che io volevo a lui. Ma io, mi raccomando, fate i bravi. E noi siamo nati per divertirci, non per lavorare. Aspettici più tardi possibile. Fatemi bene. Fate sì, bello. Guarda. A posto. Come stai tu? Come tu? Come stai tu? Tutto a posto, fuori, vai giù. Ma festeggio live. Un night, ma non c'è mai stato un night. Ma tu mi hai visto un night? Sta sempre dalla mia volta. No, no. Succede una volta. Pronto? Compa, le cose si mettono bene. Mi sento in allegria. Che è successo? Il vecchio è crepato. È finito i dettaleggi. Questa è una bella notizia. Ci dobbiamo vedere. Facciamo passare qualche giorno. Ma facciamo presto, perché chi si stanno organizzando. Ma intanto, felicitazioni per il vostro suocero. Statevi bene. Meno male, va. È parecchio che non ci vediamo. Eh sì, sono stato in ferie a Nisida con i miei amici. Ti ho sognato tutte le notti. Ci vogliono parecchi soldi per le mie ragazze. Li tenete? Ti bastano. Quella ragazza è mia. Come si chiama? Si chiama Anna. Azzo. E tu eri quello che era stato a night. Pronto, Don Costello? Dimmi, Margot. Ci sono quei tre tipi loschi che sono appena usciti dal carcere. Non ti preoccupare, fuori ci stanno i guaglioni nostri. Anzi, fai una cosa. Offrigli una bella bottiglia di champagne. Gradiranno e capiranno. Come volete voi. Compagno, mi hanno detto che posso difenderla della stai facendo. E questo non va bene. E t'hanno una infamità. E come mai stai indietro con i pagamenti? Quando hanno arrestato a Pasqualino, gli hanno sequestrato mezzo chilo di cocaina. Questo è un tuo problema. E Don Costello sta ammazzato assai. E dite che questa è l'ultima possibilità. Dì, questa è l'ultima. È Tritolo. È Tritolo.
Ed è proprio col tritolo che te faccio su un bastaca parare se non porti sorte. Ma va a te, ne? Vediamo un po' che dice. Ragazzi, per primo vi porto una messicana? Va bene. Scusa, portane tre. Va bene. Oggi una bella messicana, fatta da Carminil, con tanto peperoncino forte. Ah, è brava Carminil. Ma io stasera mi voglio ubriacare, però sto senza soldi. È vero nulla. Facciamo un brindisi. Che brindiamo? A quel bastardo di mio padre. Ancora che ti dà fastidio. Ma non lo pensavo. Il bastardo. Ragazzi, mangiate e bevete, è tutto pagato. Da Carminilli, chi può male a Carminilla, da Campavalata e Poverino. A Carminilla! Mese prossimo, ha detto Don Costello, qualcosa in più. Dite a Don Costello che sono passati gli uomini di Sallusso. E che cazzo volevi? Hanno detto che il vostro tempo è finito. E poi? E poi se ne sono andati. Forse ne capite, che se è zona nostra e racconti solo a noi. Sette buono. E allora con chi volevi mai cominciare? C'è stato l'imbarazzo della scelta, ma Federico d'imbarazzo è chi le cade a caripa prima. In modo di sanna metta a paura. Certamente. I ragazzi non vedono l'ora. Salvo siciliano sta con noi. Avete fatto bene. E non voglio uscitare. E mo brindammici in coppa. Alla vittoria. A salute. A salute. Che ci fai qua? Ho visto che siete entrata a comprare le mozzarelle. Ti scommetto che lui è Saro. Piacere, ma volendo bene Salvo come un fratello vi chiamerò pure io mamma se va bene. Certo. Mamma, io andrò a Palermo da zio Tano. Voi sapete già, Saro rimarrà a dormire per un periodo di tempo a casa nostra, va bene? Bene, allora stasera organizziamo una bella caprese e andiamo a casa a mangiarla. Io mi mangio una bella caprese. Ho saputo che il locale va alla grande. Complimenti. Grazie. E anche grazie a lei. Beh, figurati. E questi sono per te. E chi li tre uomini e i cartoni hanno gradito l'ospitalità. Certo. Uno di loro, un certo Saro, voleva fare il sentimentale con Anna, la vostra favorita, ma non ha consumato. E su vede che era un poco ricchione. Saro, vieni a tavola, ti ho preparato gli spaghetti. Mamma, scusate, non vi ho detto che è un appuntamento importante. Perciò ti sei fatto così bello profumato. Come stai bene? Sto bene? Sì, tanto. Grazie. A proposito, l'hai vista quella lettera? Quale lettera? Sta sotto il quadro della Madonna. Vado subito. Quando leggerai questa lettera io non ci sarò più. Nipote mio, ti ho amato dal primo giorno che ti ho visto. Il casolare che tu tanto ricordi, da me custodito, è tuo. Ricordati, riguardati da tuo padre. Non è quello che credi, è un uomo malvagio, stai attento. Il tuo adorato nonno. È rimasto soddisfatto della biondina? Certo, è molto focosa. Mi ha distrutto. Merita il prezzo che mi avete chiesto. Tornate presto. Certamente, la settimana prossima. Anna dov'è?
È al solito posto. Non si sente tanto bene. Vediamo. No, ti prego, Saro, stasera no. Che cosa? Non mi sento tanto bene, Saro. Questo è per te. Tra poco arriva Saro. Ho saputo che si sta comportando bene. Vabbè, e non mi pippalla. Ha consegnato il carico di sigarette a Don Mimì davanti agli occhi di 100 poliziotti. Mazzo, vogliono delle palle. E a me mi pare un versacchiotto. Tutto questo silenzio. Il casolare è mio. Questa è la ricompensa per averti cresciuto e sfamato. Vorrei capire perché provi tutto questo odio per me. Ti sono figlio, era tuo dovere crescermi. Per questo carattere che tieni, tu presto tornerai in galera e ci rimarrai per sempre. Le cose vanno buone. Poi la fabbrica della droga non fallisce mai. È proprio perché si dà prezzo. Che tu sei l'unico poco, quindi, ma non sa fa. Ma quando acchiappa una bella zoccola, una botta me la faccio pure io. La verità, avresti paura da buttare. È appena arrivata, eh. Fresca, fresca. Grazie, frate. Ehi, che sei l'ultima volta, Ciao. Federico, hai capito bene? Il carico di sigarette lo devi dare a Don Giovanni. State tranquillo. Mo fa tre se voglio, lui. Asit. Da questo momento in poi inizi a lavorare per me. Adesso è una nuova famiglia. Tanto io so tutto di te. Quella famiglia che non hai mai avuto. Grazie, signor Saluto. Non ti preoccupare. Vai. Grazie. Sei venuto, eh? Qua ci sono i tuoi ricordi. Sì, papà. Ricordi bellissimi. Di un figlio amato dal padre e da un nonno meraviglioso. E tu che cazzo ci fai, ca? Questo è il ringraziamento del lavoro che sto facendo, io. Questa stanza e sto muro facevi schifo. Guardate voi. Thank you.
ci fa qua? E perché sta raccogliendo questi limoni? Cosa ci fai tu qua? Questa è una proprietà privata. E infatti io sono il nuovo proprietario, mi chiamo Rosario Di Gennaro. Il piccolo Saro. Ma tu sei Renzo? Il nonno mi parlava sempre di te. Da quanto tempo? Fratello, dobbiamo festeggiare. Amma a brindare. Facciamo parte della stessa famiglia. Sono contento. Ci conosciamo da quando eravamo piccolini. Cameriera. Desiderate? Per noi, due whisky e coca. Grazie. Oh, che la roba camerista. Ha già sfumato a quella. E frate, già capito, però Don Costello ha detto che non la dovevano toccare quella roba. Va buono, che te ci dici? La prossima dobbiamo andare alla zoccola. Lo faccio a vino. Ma io però stato d'accordo. La piazza la comando io. E saccio tutte quelle che succede. Va buono? Sì, sì, non ti preoccupare. Ti città la fissare prima. Perché? Ci hai fatto la figura di merda. Sto a merda e devo andare alla mummia. Grazie. Alla nostra. Alla nostra. Alla nostra amicizia. Alla nostra. Ci sta Sara fuori. Falla entrare. Salvo. Sarò. Ma Ciruzzo dove sta? Sicuramente avrà perso la testa per qualche donna. Conosciamo tutti Ciruzzo. Io due guai a Palermo l'ho fatti, per conto dei miei zii. Chissà se Ciruzzo ha trovato i suoi genitori invece. Qualcosa aveva sentito. Mi ripeteva spesso impossibile da non crederci. La mia famiglia si trova a Napoli. A Napoli? Qua? Sì, proprio qua. Il padre e il fratello sono dei camorristi. Volevo dirti una cosa importante. Sto lavorando per Don Costello. E sai benissimo che il tuo boss è un suo rivale. Questo è per te. Perché correrai molti rischi. Ma non mi avrai mai come nemico. Ho deciso di affidargli mia figlia. Oh Beppe, è un bravo ragazzo. Vedo il padre parlare sempre con quel fedente di Costello. È meglio parlarne la prossima volta. Traso, vai giù. Buonasera. Buonasera. Complimenti, giovanotto. Fai anche parte tu della nostra famiglia. Grazie. Lei è mia figlia. È il bene più prezioso che ho. Mi farei ammazzare per lei. Da questo momento in poi tu sarai la sua ombra e la devi proteggere anche a costo della tua vita. È chiaro? Papà, stai tranquillo. Posso difendermi da sola. Non ho bisogno di un cane che mi segua. Mille scintille,
Le emozioni tu non puoi sentirle. In coda qua, tra file di ragazzi che per te potrebbero morire. Ma tu scegli me perché sono diverso. Incrociamo sguardi come fossero un intreccio. Non posso conquistarti solo col caffè corretto. Del resto, tu non apprezzi questo gesto. Entro in un bar e prendo due o tre drink per farmi forza di esternare i sentimenti. Tu sei la classica figlia di papà. Tutto un istante io senza... Federico, chi stanno a mascarica migliaia e migliaia di pacchetti di sigarette. E non solo. Io il logo, questo mare, con questo spazio, chi ne barca, chi ne motoscafo, tutto per me. Ti piace questo posto? Troppo bello. Bello, eh? Possiamo fare tante cose. Però, che ora sei fatto? Mannaggia, ma chi sta sempre in ritardo? Non capisci che mi fa sta preoccupare, che non è il momento. Non beh, state tranquilli. C'è Nicolino che li segue a distanza. Oddio, ok, sono arrivato. Fammi la chiamata tutti e due che l'ha già parlato, eh? Ah, Federi, rimane, quando vai a porto. Fammi buttare un po' di pesce fisco. A disposizione, va bene. Papà. Vabbè, volevate parlarmi. Ma dove cazzo siete stati, eh? Dove cazzo siete stati che mi avete fatto stare in pensiero? Scusate, vabbè, non succederà più. È normale che non succederà più. Tu da domani te ne dovrai a lavorare al porto. Papà, è colpa mia. Sai benissimo che tra poco mi sposo. E senza l'aiuto della mamma è tutto così difficile. E vabbè, eh. Vatti a preparare per mangiare, va. Vai giù, che la roba là non si tocca. È chiaro? Ci capito, Don Be? Un attimo, no? Che volete ancora da me? Te metti a essere zona nostra, ma non è fottuto proprio. E fatti mettere poche da che tu sei saluto. Ma non minaccio la mia famiglia. Ma tu facci lei che fine fanno? Ti avevo avvertito, ma tu te ne hai fottuto. La prossima volta, questi sono tutti per te. Con saluti di Don Costello. La cucina. Che c'è, vuoi fare una partita? Non capisco. Questi sono i soldi che doveva dare Anna. Anna, da oggi in poi non si tocca. Sono pochi. Allora non hai capito. Anna da oggi in poi non la tocca più nessuno. Puoi prenderla. Ormai è vecchia per il mio locale. Killy bastard! Ci hanno bruciato tutto il barco lì dopo. Don Ben, non solo, anche il mio baracca serve. Io saccio, e quelli adesso alzeranno pure il tiro. Aiù, occhi aperti, soprattutto durante il matrimonio di mia figlia. È chiaro, adesso punteranno a Giulia. Federì, tu e Saro venite a stare da me, perché con voi mi sento più al sicuro. Vabbè. E poi quando è un momento giusto, aiù. La festa ce la facciamo noi allora. Che ci fai qua? Se ci scopre tuo padre mi uccide. Io ti amo. No. Non possiamo. Tra poco ti sposerai con un bravo ragazzo, lo sai, sì? Ma io amo te, scappiamo. Giulia, guardami. Anch'io ti voglio bene. Ma il mio desiderio è quello di vederti con un'altra persona che ti possa dare una famiglia. E quella persona non sono io, Giulia. Il work è saluto. Volevo fare la carta di tre con me.
Ma non hai capito che hai il cago manni? Se sta più rispetto. Ormai se ne è montato tutto quanto per la capo. A proposito, dobbiamo risolvere il problema dei figli. Il bastardo non è mio figlio. Lo consideri già morto. E gli accusi? Don Costello, buongiorno. Buongiorno. Questo è il regalo per la signorina Sanluso. Va bene. Guaglionci, venite alla partecca. Papri, hai spiegato a tuo fratello che cosa deve fare? Sì, oggi non vi preoccupate. Questa è una cosa che se ne fa pure creduto. E poi stasera ce ne andiamo alle giostre. Questo lo devi portare alla signorina Giulia con i nostri migliori saluti, eh? E mi raccomando, portare alle giostre. Tu pensi che lo gradirà? Lo spero. Eppure, state per pure. Arrivederci. Salve. Chi vi manda? Dobbiamo consegnare un regalo alla signorina Sanluso. Apri un attimo, fammi vedere che ci stai in dopo. Avete saputo lo stacchi lupo che Costello? Amma saputo, sta andanato come non sorge. Peppi, ha già scannato in mano a me. Palucci, manco a pall'appoggio, fa più il pistolo, è stato accorto. Ma buono, vabbè. Chi ti ha mandato? Nessuno. Chi ti ha mandato? Nessuno. E da dove riuscì? E chi sto creatore? Chi ti ha mandato? Nessuno. Chi ti ha mandato? Nessuno. A me non mi ha fatto un cazzo che sei un cazzo che sono vedo. Papà! Mandato, che l'ha morto anche te. È stato zio Costello. Da oggi puoi stare solo con me. Ma io? Io ci capisco una cosa, no? Perché io ci capisco. Voi come stai facendo? Eh? Come stai facendo? Però rompe. Shhh! Dacci te parlare, frate. Ci ha girato come si parla? Ci ha girato come si parla? E la fucessa, ti sta zitti. Sono venuto a sparare in da casa mia. O io non più bella la festa della figlia mia! Com'è possibile? Non può succedere questo! Federica, te che cazzo ti va a fare? Ma cazzo sti! Vabbè, facciamo una botta su! Vabbè, hanno fatto scudere il credo questa gente in merda! Ma sti pezzi di merda, Peppi! Spanna voce in tuo paese, in tuo porto! È guerra! Non fammi costare!
Ci vediamo il mese prossimo. Va bene. Oh Zeffi! Che cazzo pulito! Chissà non ti serve di più, a me è merda! Lasciami di dire. Sta lì dentro quell'infame. Ieri ti sei salvato per miracolo. Ricordati la promessa. Sei sempre mio fratello. Stai attento. Ogni momento è buono per morire. Tenga a casa. Io ti avevo detto di venderla e non di fartela. Mi ho fatto una botta pure per me, eh? Muovito! Renzo, tutto bene? Siediti, Saro. Ci sta un'altra eredità? No, ti devo parlare di una cosa seria. Silvano non è tuo padre. Tua madre rimase incinta a 14 anni e fu mandata qua a partorire. Partorì due gemelli e poi con una moneta a sorte sei rimasto tu. E mio fratello dove sta? Tuo fratello fu mandato in orfanotrofio a Napoli, alla chiesa dell'Annunziata. Sai, lì si chiamano tutti Esposito, no? Il bastardo. Perciò mi odio. E mio padre? Il tuo vero padre è scappato in America. È scappato perché fu accusato ingiustamente di un omicidio, ma lui non l'aveva mai commesso. E io da quel giorno non l'ho più rivisto. Ma questo è Ciro! Ma questo è il ragazzo che venne a cercarti. Ah, che bello quadretto di famiglia, eh! Finalmente tuo fratello ti ha trovato. Vai giù.
E tu? Sei sempre a me, zio. Vieni poco con me, eh? Vieni papì. Vieni! Che bastardo, eh? Prima di morire, gli ha sapinata cosa? Sono andato da Margot. Mi sono divertito con quella tua puttanella. Peccate che mo non serve più. E mo tu arriva essa. No, Silvano, dai a me l'onore di ammazzare sto bastardo. Portatelo cantiere. Mary, vai a vedere se il capo è arrivato. Che ti serve, paesà? Cerco lavoro. E come ti chiami? Mi chiamo Ciro Sudullo. Ma tu lo sai che lavoro facciamo? Non lo so. Però a Napoli si dice che mi dà a mangiare mio padre. Rosario Di Gennaro, ma che ci fai a New York? Non lo so chi sei, ma se mi puoi aiutare, aiutami. Mi ricordo di te a Nisida, quando accedisti a Chilu Secondino. Facciamo così, io ti porto dal capo, però per me sarai sempre Ciro Sudullo. Mary, è tornato il capo. È nel suo ufficio. Possiamo andare. Grazie. Capo, ho portato un ragazzo italiano come noi.
E proprio tu? Porti un estraneo a casa mia? Mi stai nascondendo qualcosa? Capo, vai in napoletano. Vuoi tu, fuori. Tu, siediti. Di dove sei? Di Salerno. E che burami? Ma lo roba era meglio che non lo portavamo. Spero che a capo gli piaccia. Ma tu lo conoscevi già? È un ragazzo in gamba. È di Napoli. Compa, questa è l'autosalone che ho comprato. Abbiamo sempre auto frische. Vi volevo parlare di una cosa importante. Vediamo Gennarin, noi. Ci piamo una bella tazzuola di caffè. Stasera ci andiamo a puttana. Senza soldi, con papà. E lo vedi, papà. Giorno. Corti le tezze nelle capelle. Lo sbirri è arrivato. Stiamo bene. Compa, i soldi sono sempre più pochi. Abbiamo pagato lo stipendio ai carcerati. Avete fatto bene. Quelli devono essere i primi. Però mancano ancora i soldi della rapina di Mondragone. Usbir mi ha intercalato da te. Usbir sta fuori. Falla grazie. Lo deve dire davanti a me. Buongiorno. I soldi a Chiara. A punto. Edwis, i soldi erano da me. Pure se capiti che si di come era cambiata la scaduta. Sei infame, sì. È tutto lo tuo, ehi. Ehi, è non discuta che chi su qua, è fatta uscire a frate. Oh, me! Joe, ti senti buono? Sì, boss. Ah, sì? Allora ti ci sono chiamato. Che facevo Barzemaro qui? Io? E tu, pezzi di merda, tu! Bonetti, Bonetti vuole che vada alla quinta ripresa. Mi ha offerto un mucchio di dollari e un biglietto per il Canada. Tu vuoi andare qua tutti chi John? Hai capito? Guagliù, portate essa a ci fare il massaggio. Frank. Le scommesse sono andate bene. Cioè, ti rendi conto come si è puntato su Joe? Bastardo, te lo sei mai fottere? Si è fulluto tutta la famiglia tua. Perdono. Già sai quello che da fa. Non va proprio per stare aspettando.
Vuoi rimanere là? Era meglio che stavate in America. Tante cose non si sapevano. E tanti guai non si sarebbero fatti. Per il momento io mi sto godendo la mia bambina. E per il resto ho chiuso con tutto e con tutti. Allora, vi auguro tanti auguri per vostra figlia. Sicuramente sarà un matrimonio felice e tranquillo. Nico! Nico! Un backup. Ma sono mersit. Come ho fatto a fare per scoprire mi sono trovato per me che pun. Ma che cazzo hai detto? Ho detto che non ti devi preoccupare, sono venuto apposta dall'Albania per fare questo lavoro. Questa è la mia professione. Stai tranquilla. Voglio, mi raccomando, noi nemici non ne teniamo. La stiamo con l'occhio aperto. Babbo. Babbo. Buonasera. Stop. Le pistole date a noi. Prego, ragazzi. Buonasera. Salve, signor Gomez. Benvenuto. Venite con me che il signor Capone ci sta aspettando. Aspettate qua. Little, little, ero posto tranquillo. Nessuno mi darà fastidio. L'ho fatto venire prima per starci tranquillo. Ho saputo quello che è successo a Bonetti. L'ha fatta perdere la Maria di soldi. Un New Jersey con lui non è così. Infatti voglio dividere con te. Abbiamo interessi diversi. Sono arrivati altri due. Signorina, ma voi l'educazione non ve l'hanno insegnata? Ma vedere una bellezza del genere stasera per voi tutto è concesso. Sapete l'incontro in box. Bonetti ha fatto una cosa gravissima. E andava punito. Le decisioni le prendiamo tutte insieme. Abbassiamo i toni. Perché ci stanno già tutto qua. Come al solito fate sempre di testa vostra. Mi sembrate il padre eterno. Voi ragazzi mi ha dato questi biglietti da dare a voi. A me mi hanno bruciato il ristorante. Chi cazzo è stato a far saltare il mio teatro? A me non è successo niente. Però già sacci che è stato panzano. Ma una cosa va a garantisco. Un responsabile verrà punito. Io non mi fido di nessuno. Mi spieghi perché a te non è successo niente? E tu ti fidi di me? Tu! Che in Italia stavo andando animo di uno! Vuoi se fai sporco il gioco con noi? Facili che le per cazzo, vuoi tu? Tanti ha fatto l'accordo con i colombiani, ho messo la droga come sei. State con buono. E stasera il capo sarà contento.
Questa sera gli uomini di capo ne rimarranno a secco. Il carico l'abbiamo preso. Peccato per Albi. Ci è rimasto secco. È proprio questa la brutta notizia, il ritrovamento del corpo. Porta la nostra firma. Il capo non voleva che questo accadesse. Brindiamo. Alla morte di quel bastardo di Capone e dei sicuri. Capo, hanno rubato tutto il carico nel deposito di Brooklyn. E come è potuto succedere? Qualcuno ci ha traditi. Abbiamo ucciso Arwin. Da un po' di tempo era in giro con gli uomini di Frederick. Dietro tutto questo di sicuro c'è la mano di Sandacta. Si sono alleati gli pezzi in merda. Bisogna ammazzarli uno alla volta. Cedric, allora di uccidere Sandacta. E poi sarà la volta di Frederick. L'abbiamo fatto fare proprio una bella figura. 50 casse di ottimo whisky. Fallo sparire subito. Ho appena saputo della morte di Harvey. Non ci voleva. Ma almeno adesso Capone sa che noi non abbiamo più paura. Capo, quel bastardo di Sandacca è riuscito a scappare. Cedric sa bene. Hai trovato quella persona che cerco? Sì, è una ragazza italiana. Di che cosa ha bisogno? Di tutto, ma in particolare di tornare in Italia. Se le cose andranno bene, sì. Voglio che da qui a Napoli devi essere la sua ombra. Ciru, lo sai, io per te dare la vita. Va bene. Giulia ti sta aspettando. Dile che non mi sento bene. E appena posso la passo a salutare. Come volete. Ieri al matrimonio l'ho chiesto a tutti di voi. Federico, l'importante è che è andato tutto bene. Ma buon? Sì, buon. Apri! Carmela, apri! Sono un amico italiano, apri questa porta! Non ho amici! Non so chi siete e cosa volete da me! Vi voglio solo aiutare, apri questa porta! Cosa volete? State spaventando i bambini! Ho i soldi per i biglietti, apri questa porta! Stai tranquilla. Ho saputo che volete partire, non avete i soldi per i biglietti. Quindi è un regalo per me. Siete generoso, ma cosa volete in cambio? Ora pensa ai bambini. Ti farò sapere io. Ok? E stai tranquilla. Mike, ho un compito importante per te. Ricordi quella ragazza che abita a Little Italy? Interessa al nostro amico. Forse vado a Napoli per qualche giorno. A presto, amico mio. Quel bastardo di Sandacra deve morire. Capo, ci penso io. Figlio, questa guerra è nenna tua. Torna a casa. Quando ci siamo visti la prima volta, tu ne hai parlato con il cuore in mano. Tuo padre, Giuseppe Sallusso, era un nostro affiliato in Italia. Giuseppe Sallusso.
Ma non è possibile. Tu per me rimarrai sempre Ciro. In Italia non ci torno prima che non vi ho consigliato il New Jersey. Perciò, facetemi fare l'ultima guerra. Io ho già sempre saputo che tu a Saruli va bene, ma non mi sapeva dove sta. Mi state chiedendo l'impossibile, non vi posso aiutare. Don Beppe si è chiuso, non parli più per nessuno. Ma così tanto voleva bene? Voleva bene, ero figlio a tutti gli effetti. Ma che cazzo state dicendo? È Vangelo, io. Ma mi dispiace, io vi posso aiutare, a Saruli voleva bene. Carmen, se veramente vuoi tornare in Italia, è arrivato il momento di aiutarmi. Però ti chiedo di correre un rischio. Va bene, tanto non ho niente da perdere. Domani fatti bella, anzi, bellissimo. Devi far girare la testa a due uomini. Li devi convincere a seguirti. Poi, quando senti gli spari, va a casa. Prendi i tuoi fratelli e scappa. Questi sono i soldi per i biglietti. E non ti dimenticare. Una volta arrivata lì, in Italia, consegna questa lettera a questo indirizzo. Lì troverai una persona. Vada a voi e non fa manca niente. D'accordo? Grazie. Mi dispiace, sei un italiano come me. Sono solo un soldato. Sì, ma dalla parte sbagliata. Ho due motivi per ammazzarti. Uno per il carico di whisky, l'altro per la morte di Cedrix. Quel bastardo. Fai presto. Ti faccio vedere come muore un vero italiano. Ti accontento. Il solito. Ci conosciamo? Non credo, ma un brindisi tra sconosciuti si può sempre fare. Come ti chiami? Mi chiamo Carmela. E se dici una sola parola ti faccio saltare la testa in aria. Oh, non ammazzarmi, ti do tutti i soldi che vuoi. Tutti i soldi del mondo non comprano la morte dei miei fratelli. Ui, ora sei arrivato sui due piezzi di merda. Appena fatto, recuperate l'albanese e puntate la Bari. A lotta parte la nave per Durazzo. Va raccomando, vuoi capirti? Facciamo zia. Ci andiamo piano. Che ne fa la canico?
tornato a casa. Grazie. Carmela e i bambini dove sono? Sono a casa di Salva, nella casina rossa. Bene. Compà, il pacco è arrivato a destinazione. Potete aprire la porta. Federico. Grazie. Ah, quanto è bella casa mia. Poi come vanno le cose? Tutto a posto qui? Eh certo, abbiamo fatto tutto quello che c'è scritto. Bene. Adesso andiamo da quel porco di Silvano, che per il momento è ancora vivo. E ora andiamo da Silvano. Tu sei morto, mi sono morto. E ci sono tornato poi da Cira. Ma che tu hai ucciso a Franma? A Cira mi si tiene coraggio. Ma fai schifo. Hai capito? Buono! Che c'è, Federico? Mi devi dire qualcosa? Che cosa state guardando? Non ti preoccupare, non mi devi niente. Complimenti, giovanotto. Fai anche parte tu della nostra famiglia. Grazie. Che la roba là non si tocca. Stasera sto insieme a te. Ossia non mi importa niente, voglio solo a te. Stavo l'anno che studiamo, gli ha fatto sputare. Tutta nuda si c'è bella, io ti voglio amare. Io ti amo e tu lo sai.